la grandezza con cui un evento succede e nell'asse verticale il numero di volte che succede, quindi la magnitudo e la frequenza, molti fenomeni in natura e anche relative agli uomini possono essere descritti da una legge analoga. Vediamo infatti la slide successiva, e questa è a destra, nella parte a destra in alto, vedete la curva di potenza applicata ai terremoti del sud della California, e vedete appunto nell'asse orizzontale la magnitudine, la grandezza in scala Richter del terremoto, e sulla scala verticale il numero di volte che questo terremoto è successo. È interessante che se voi doveste pensare a un terremoto, non esiste il terremoto tipico, non esiste il terremoto medio. Dice, quando c'è un terremoto mediamente è 4-5. No, non è vero, la distribuzione è così, non è la classica curva campana con una media che molti altri fenomeni invece in spazi più limitati con caratteristiche diverse possono avere. Bene, questo tipo di distribuzione è simile anche se voi prendete la curva di potenza che sta sotto quella dei terremoti. E lì vedete la perdita cumulativa di prodotto interno lordo e il numero di crisi bancarie che ci sono state nel tempo, e hanno una distribuzione molto simile a quella dei terremoti. Quella dei terremoti ha portato a un modello che tra l'altro Mark descrive molto bene nei suoi libri, che è quello di Gutenberg e Richter, dove emerge che a raddoppiare dell'intensità dei terremoti, i terremoti diventano 4 volte più frequenti. Quindi, se prendiamo anche un altro esempio, ed è l'ultimo, perché è un'introduzione rapidissima, questo invece è l'andamento che in questi mesi molti dei miei colleghi imprenditori presenti hanno seguito con attenzione per l'Italia, ma si ha nella scala orizzontale la magnitudo, la grandezza delle oscillazioni della produzione mensile, e sull'asse verticale di nuovo il numero di volte in cui questa oscillazione avviene. Quindi ci sono diverse situazioni, poi ci potrebbero essere quelle relative alle epidemie, relative agli incendi, che possono essere descritte da un modello matematico legato alla teoria della complessità, e che possono essere descritti da una legge, da una curva di questo tipo. Ci sono delle importanti conseguenze a questa modellistica. La prima è che nei sistemi complessi basta una piccola deviazione dalle condizioni di partenza per causare enormi differenze in quelle di arrivo. Quindi la conclusione è che non sono sistemi in equilibrio. La mia equazione, la mia funzione iniziale sulla velocità di reazione metanolo-formaldeide invece descrive un mondo molto limitato e una situazione in equilibrio. I sistemi complessi, dobbiamo prenderne atto, sono sistemi non in equilibrio. Ieri c'era Steve Ryan che ci ha parlato appunto di come mentalmente si approccia il tema del cambiamento climatico e ha fatto vedere, se vi ricordate, una montagnetta con in cima una pallina, che è la tipica situazione di non equilibrio. Gli eventi che hanno una dimensione maggiore, che sono sproporzionati nelle loro conseguenze, creano delle grandi discontinuità e vanno analizzati con dei modelli mentali nuovi, con un approccio nuovo, tipo quello che in aerodinamica si fa con le cosiddette gallerie del vento, in cui si mettono degli oggetti nella galleria del vento per non affrontare la particolarità, ma l'insieme, il sistema in cui questo evento succede. Infine, molti di noi, io tra quelli, quest'anno hanno vissuto dei cosiddetti cigni neri, per citare un libro che magari qualcuno ha letto, che se non l'ha letto lo consiglio, di Nassim Nicholas Taleb, che è un libanese molto particolare, dove si vede chiaramente che eventi come l'11 settembre, come l'attentato di Sarajevo per la Prima Guerra Mondiale, cioè piccoli eventi, possono portare a grandi conseguenze. Piccole deviazioni consistenti e sistemiche cambiano il comportamento razionale. Questo è particolarmente vero nei mercati ed è uno degli approfondimenti che Mark Buchanan ha fatto in questi anni.
Concludo arrivando a quali sono le conseguenze di questo tipo di approccio innovativo, che è diverso da quello iniziale. Ma una teoria potrebbe essere che abbiamo cercato di applicare a certi sistemi complessi un metodo che è quello che abbiamo visto per la reazione metanolo-formaldeide, dimenticandoci appunto di valutare molte cose che sono. Primo, che bisogna usare il sistema come unità di analisi e non le singole variabili. Secondo, che bisogna evitare di assumere la stabilità come fosse una certezza nell'analisi di fenomeni. Terzo, che bisogna considerare periodi di tempo adeguatamente lunghi per capire i rischi e i fenomeni che si hanno di fronte. Quarto, che bisogna far collaborare esperti che hanno esperienze complementari, perché se si affronta un sistema non si può essere degli specialisti di sistema, ci vuole un'interdisciplinarità. Quinto, che bisogna individuare anche nell'ambito, per esempio, del nostro mondo economico, si può usare la legge di potenza e queste curve che abbiamo visto prima per descrivere anche interi settori industriali. Un esercizio che è stato fatto molto recentemente quest'estate è di vedere che nelle industrie più mature la curva risulta più piatta, dove abbiamo la dimensione delle aziende e la frequenza con la quale questa dimensione si presenta, e invece nelle aziende, nei settori più innovativi, la curva è più verticale. Quindi uno si può collocare nel settore industriale i propri clienti, fare un'analisi strategica considerando questo modo di vedere, che è molto innovativo rispetto a quello che per esempio mi è stato insegnato nelle business school, che allora negli anni 80 non era per niente un atteggiamento possibile. Insomma, ci sono diversi paralleli che si possono fare e che mi sembra possono essere ben recepiti, capendo come dalla fisica si può trasportare questo modo di ragionare in altri settori. Tre commenti conclusivi. Il primo, io sono molto, e credo anche voi presenti, molto riconoscenti ai fisici come Mark Buchanan, che di fronte alla discontinuità della crisi che stiamo vivendo nell'economia e ad altre discontinuità, ad altri cigni neri che andremo ad affrontare, ci obbligano a sostituire i nostri modelli mentali usando un linguaggio diverso e anche creando un ambiente sicuramente più favorevole allo sviluppo di innovazioni e di nuove idee. Il secondo commento è ben sintetizzato da una citazione che ho letto proprio nei libri di Buchanan di Samuel Carlin, che dice: lo scopo dei modelli matematici non è di corrispondere ai dati, che invece è un po' lo scopo dell'ingegnere chimico del modello iniziale, ma di rendere sempre più precise le domande, quindi di sforzarci a capire sempre di più. Il terzo invece lo rubo da un recente articolo su New York Times di Paul Krugman, premio Nobel per l'economia, un articolo dell'11 settembre del 2009 su matematica ed economia, ma potremmo dire matematica e tutte le scienze sociali, dove Paul Krugman raccomanda che la matematica sia il nostro servant, non il nostro master. La parola ora a Mark Buchanan per il suo intervento. Thank you very much. I assume everyone can hear me. Thanks for that kind of introduction. And I'd like to first of all thank the organizers and the city of Bergamo for having me here to speak. And excuse me, can you not hear? Is that all right? No. They can't hear. I'll need to take this one off then. Can you hear me from here? Okay. Okay, we'll start over then. So thank you for the invitation to be here, and I've already had a short tour of the city of Bergamo, which I've fallen in love with already. I'm going to try to speak slowly, and remember to speak slowly because this is being translated, and I have a tendency to run away with myself and start speaking very quickly. So what I'm going to try to talk about is some very simple ideas that suggest some surprising connections